Benvenuti in Acustica Italiana. Sono la dottoressa Puzzo Maria Denise, sono la responsabile dei centri acustici siti a Padova, Vicenza e Trieste. Ho il piacere di invitare tutti gli ascoltatori a venire a fare un controllo gratuito dell'udito, perché noi lavoriamo non solo per la riabilitazione uditiva, ma anche per la prevenzione dell'udito. Presso i nostri centri acustici ci sono tutti tecnici altamente specializzati che possono dare una consulenza completa per risolvere il vostro problema. Voglio presentarvi tutto il nostro staff, quindi la Lucrezia, Walter, Stefano, Sara e la Nicoletta. Io mi occupo delle relazioni esterne, quindi di organizzare degli screening presso gli ambulatori medici, presso i medici di famiglia, presso le farmacie. Anzi, colgo l'occasione per invitarvi ad approfittare di questi screening, perché sono importantissimi per la prevenzione, come in tutti i settori medici. Quindi sono un po' il tramite tra l'interno e l'esterno dell'azienda, praticamente. Inoltre vi ricordiamo che l'Acustica Italiana, per le persone che non possono deambulare, manderà un tecnico altamente professionale presso il vostro domicilio per fare un controllo gratuito dell'udito completo. Acustica Italiana! I professionisti dell'udito! Benvenuti al negozio Orbe Calzature Comfort ad Alvignasego, a due passi da Padova. Il negozio specializzato nella calzatura comfort di qualità. Tutte le nostre calzature hanno i plantari estraibili, ergonomici, naturali, sostituibili eventualmente con plantari personalizzati, fatti apposta per prevenire e eventualmente tentare di risolvere tutte le problematiche che potete avere sul piede, sulla postura e sulla camminata. I nostri plantari sono di diverso tipo, sono indeformabili, hanno la forma anatomica e sostegno dell'arco plantare, possono essere ultramorbidi, possono essere super confortevoli, ce ne sono di diversi tipi. Come potete vedere, qui abbiamo delle calzature che sono o sandali o scarpe e hanno tutte la possibilità di avere appunto il plantare estraibile. Eccolo qua, si può togliere ed eventualmente può essere sostituito da un plantare personalizzato. Non solo sandali, ma abbiamo anche le scarpe con o senza velcri, di tutte le tipologie, anche queste hanno il plantare estraibile. Eccolo qua. Quindi, se volete risolvere qualche problema che avete, o di dolori, o di alluce valgo, o di calli, o di dolori metatarsali, o dolori posturali, noi possiamo darvi una mano. I nostri marchi sono Fincomfort, Mephisto, Benvado, Birkenstock, Haflinger o Rander. Sono tutti marchi specializzati nel comfort e nel garantire una prevenzione ai principali problemi della camminata, ai principali problemi della postura derivanti da appoggio scorretto del piede a terra. Possiamo scegliere delle calzature con voi per poter avere un beneficio sulla camminata. Orme Calzature Comfort propone anche la prova a domicilio per chi non può spostarsi e venire qua da noi. Ci informiamo con familiari e con la persona stessa sulla taglia, sulle caratteristiche, il gusto della persona e le problematiche che ha, e arriviamo a casa vostra con una prova entro la provincia di Padova, gratuita, senza obbligo di acquisto. In questo modo potete anche acquistare una calzatura senza venire qui in negozio. Orme Calzature Comfort, cambia il tuo modo di camminare. Vi aspettiamo!
Eccoci, eccoci, buonasera cari telespettatori di Caffè TV 24, un cordiale saluto da Nicoletta Rizzi, come sempre la diretta, rigorosa diretta sugli schermi di Caffè TV. Questa sera una puntata speciale, veramente una puntata che siete in tantissimi davanti al teleschermo, perché abbiamo l'onore e il piacere appunto di parlare di un qualcosa che è successo tempo fa, ma che è stato un evento eccezionale, un primo caso al mondo, e abbiamo anche poi il diretto interessato, colui insomma che un po' è stato l'artefice, insieme poi anche un'altra parte di equipe di lavoro. E vi presento subito il professor Giampaolo Rossi della clinica dell'ipertensione dell'azienda ospedaliera di Padova, professore ordinario di medicina interna. Grazie professore per aver accettato il nostro invito. E poi alla sua sinistra il dottor Giulio Barbiero, che è dell'Istituto Tecnologia, azienda ospedaliera Università di Padova, grazie. E poi dall'altra parte abbiamo sempre il dottor Michele Battistel, sempre dell'Istituto Radiologia dell'azienda ospedaliera di Padova, grazie per essere con noi. Allora, si è parlato molto, perché ne hanno parlato tutti i media, di questo caso eccezionale, di questo evento straordinario che avete fatto, e direi innanzitutto però ecco, parliamo un po', prima di anticipare, anche perché avremo delle slide per spiegare la crioblazione e spiegheremo che cos'è nello specifico, parliamo della clinica dell'ipertensione, perché da tanto tempo io parlo della pressione arteriosa e di quante persone al mondo purtroppo ne siano sofferenti. Noi abbiamo la fortuna di avere questa eccellenza. Professore, allora, questo centro della clinica dell'ipertensione arteriosa, prego. Sì, questo centro è un centro che ha una storia ormai di pluricinquantennale, che è nato con il professor Cesare Dal Palù negli anni 70 e poi è continuato con il professor Achille Pessina, il mio maestro, e che adesso vive grazie al lavoro nostro, dei miei collaboratori, nell'azienda ospedaliera universitaria di Padova. Ed è un centro che rappresenta il riferimento certamente per buona parte del nord Italia e anche per il resto del paese per le forme di ipertensione più gravi, quelle che generalmente rispondono meno ai farmaci. Perché si è abituati a pensare all'ipertensione come qualcosa di ineluttabile che richiede una terapia farmacologica, ma in realtà noi, grazie al lavoro di tutti questi anni, ci siamo resi conto che in una fetta molto rilevante di casi, circa il 25% oggi, in realtà l'ipertensione è solo il segno o il sintomo di una malattia sottostante. Per cui quando noi riusciamo a identificare questa malattia, molto spesso riusciamo a guarire del tutto anche l'ipertensione. E questo è quello che è successo in questo caso. È secondaria, diciamo. C'è una Esattamente. Deriva da un'altra cosa. Quindi bisogna avere i campanelli d'allarme. Sì, bisogna avere i campanelli d'allarme, ma soprattutto rivolgersi ai centri specializzati, che sul territorio italiano sono tanti ormai. L'Italia è un paese modello da questo punto di vista, perché ha una società italiana dell'ipertensione che ha creato una serie di centri di riferimento dove si riesce ad avere una diagnosi precisa. Il più delle volte, e se non si riesce ad avere in questi centri, poi ci sono i centri di terzo livello come il nostro, dove i pazienti possono essere indirizzati. E in questo modo, come dicevo prima, quando riusciamo a trovare, a scoprire la causa, interveniamo sulla causa e la pressione, come con una bacchetta magica, guarisce. Scende guarisce. E guarisce, proprio la parola guarisce. Senza più bisogno di prendere farmaci e quindi fare continuamente gli accertamenti per verificare che questi farmaci non diano problemi e così via. Quindi questo è un sogno che noi abbiamo avuto per tantissimi anni, che si sta pian piano realizzando grazie al progredire della ricerca.
Quindi un grazie ai ricercatori, ecco. Si è parlato anche proprio in questi giorni, prendo spunto, sapete appunto tutti che è scomparso purtroppo Fabrizio Frizzi, e tra di noi ci siamo un po' parlati, anche gli addetti ai lavori, perché la ricerca non è riuscita a salvare appunto nemmeno Frizzi. In realtà la ricerca sta facendo molto e Frizzi si era dedicato tantissimo a Teleto. Non bisogna mai arrendersi, sapete che ci sono tantissimi studiosi, tantissimi giovani, e noi diciamo aiutiamo la ricerca, veramente aiutiamola a 360 gradi. Poi nel ricordare, chiedo scusa, volevo ricordare anche Frizzi, perché noi abbiamo avuto il dottore che è venuto qui, Bellon, Stefano Bellon, che tanti anni fa, ancora nel 1993, ci fu una partita dedicata alla Città della Speranza e anche all'associazione ADMO, e tante volte noi qui abbiamo parlato della donazione, quindi se diciamo abbiamo parlato tante volte di donazione, cerchiamo anche con il ricordo di Frizzi di così ampliarlo anche alle persone a noi vicine, perché ricordiamoci che donare è importante. Ecco, dottore, abbiamo parlato di crioablazione, questa parola che i miei telespettatori mi chiedono, ma che cos'è la crioablazione spiegata in parole povere per i miei telespettatori, perché possono capire benissimo la cosa? Allora, io non sono un esperto di crioablazione, quindi passo immediatamente la parola al dottor Barbiero e al dottor Battistelli. Comunque è una procedura che viene correntemente usata per diversi tipi di tumore ed è una procedura, per così dire, mini invasiva, che permette di evitare l'intervento chirurgico nei casi in cui è assolutamente indicata. Quindi, per capirci, non è stata adoperata solamente questa volta, viene operata e è stata adoperata anche in altri casi, quindi... Sì, esattamente. La particolarità di questo caso è che è stata usata con un'indicazione molto molto precisa, perché noi sappiamo che il tipo di tumore come questo, che è un tumore molto raro ma collocato all'interno del rene, quindi in un organo molto vascolarizzato, con l'intervento chirurgico ha un altissimo rischio di complicanze di tipo emorragico. Per questo con i colleghi abbiamo deciso di percorrere questa strada che per questo tipo di tumore non era mai stata percorsa prima. Sentiamo un po' che cosa ci dicono, che poi raccontiamo, è una paziente donna, perché la storia è il racconto di una ragazza studentessa di 20 anni, giusto? Professor? Esattamente. Perfetto, quindi partiamo così. Che cosa succede? Arriva la crioablazione. Diciamo che... prima di arrivare alla crioablazione c'è stata una lunga parte diagnostica che ci ha visti coinvolti, e in cui in particolare il dottor Battistel, qui il mio collaboratore, con lui siamo riusciti, diciamo, a porre assieme all'equipe ovviamente del professor Rossi il sospetto che ci potesse essere un nodulo all'interno di questo rene. E questo è stato reso possibile grazie all'esecuzione di una serie di esami abbastanza sofisticati, uno dei quali in particolare il cosiddetto sampling o campionamento del sangue venoso, reflo dalle vene surrenaliche, è stato quello che ha fatto, diciamo, accendere la lampadina dentro di noi, che ci potesse essere qualcosa di specifico localizzato all'interno di questo rene. Una volta che avete sviluppato il tutto avete visto che era veramente così? Esatto, diciamo che tutto è partito dal riscontro da parte dei colleghi dell'ipertensione arteriosa che c'era un valore del sangue particolarmente elevato, troppo elevato per gli standard, diciamo, abituali, che è il cosiddetto valore della reninemia o renina. Cos'è la renina? Scusa, ci potete dire? Ecco, forse di questo professor Rossi. Il professor Rossi ci spiega. Allora, poi arriva il professore, sì. Perfetto. Sì, allora noi abbiamo una serie di ormoni che servono a difenderci dalla ipotensione, dalla disidratazione, dal vomito, dalla diarrea, da tutte quelle condizioni dove il volume del sangue circolante potrebbe ridursi marcatamente, mettendo in pericolo la nostra sopravvivenza. E per questo motivo abbiamo, nell'arco dei milioni di anni,
attraverso la selezione sviluppato una serie di meccanismi che ci permettono di difenderci. E l'arenina è uno di questi meccanismi. È un ormone che viene prodotto dal rene e attraverso il quale il rene mantiene la pressione con cui il sangue deve entrare dentro il rene per poter essere filtrato, perché la filtrazione del sangue, quindi la purificazione del sangue, la produzione dell'urina, avvengono solo grazie a una certa pressione con la quale il sangue entra nel rene. L'arenina serve principalmente a questo scopo. In determinate condizioni, quando viene prodotta in maniera autonoma, cioè completamente sregolata dai normali meccanismi di controllo, diventa un fattore sfavorevole, aumenta la pressione e nella maggior parte dei casi, quando insorgono questi tumori che sono piccolissimi, quel che succede è che la pressione è altissima, il cuore tende a ingrossarsi e a dilatarsi, i reni vengono danneggiati, le arterie del fondo dell'occhio vengono danneggiate e l'evoluzione dell'ipertensione è un'evoluzione rapida verso la fase maligna. Cosa che in questo caso non si era verificata perché la diagnosi è stata fatta molto precocemente grazie al miglioramento dei metodi che abbiamo per misurare questa arenina, che oggi siamo in grado di misurare con grandissima precisione e in modo molto veloce. Infatti lei parlava di un metodo chemiluminescente. Esattamente. Per Bacco. Esattamente. Quindi è una nuova metodica. Ecco, questo è un altro esempio di come la ricerca, a differenza di quello che molti pensano, anche nel nostro ambiente, serve a migliorare le cure dei pazienti e a risparmiare quattrini. Questo metodo, fino a tre anni fa, nell'azienda ospedaliera di Padova usavamo un metodo radioattivo per misurare l'attività dell'arenina ed era un metodo indiretto che era in uso da circa 40 anni. A un certo punto ci siamo posti il problema se fosse il caso di cominciare a utilizzare questo nuovo metodo, che è un metodo sviluppato da un'azienda italiana e che è molto più semplice, molto più rapido e soprattutto non impiega materiale radioattivo. E allora, prima di decidere se sostituire un metodo con l'altro, abbiamo condotto uno studio testa a testa, confrontando i due metodi negli stessi pazienti e abbiamo potuto osservare che questo nuovo metodo dava praticamente risultati sovrapponibili con alcuni vantaggi, soprattutto nei casi in cui l'arenina era molto alta o molto bassa, cioè particolarmente per quelle forme di ipertensione che noi chiamiamo ad alta arenina o a bassa arenina. E allora, andando a vedere i risultati di questo studio, che cosa abbiamo scoperto? Che uno dei valori di questi circa 300 pazienti che sono stati studiati con i due metodi, con il nuovo metodo aveva valori di renina attiva altissimi, nettamente più alti di tutti gli altri. Allora siamo andati a ricercare il motivo, è venuto fuori che questa giovane studentessa che aveva questi valori di renina molto molto alti, in realtà non aveva nessun segno di un'ipertensione maligna, aveva un'ipertensione lieve che rispondeva perfettamente alla terapia con un singolo farmaco antiipertensivo e però ripetendo le misurazioni della renina continuava ad avere questi valori molto molto alti che erano francamente inspiegabili. E allora, attraverso l'impiego di questa tecnica di cui parlava il dottor Barbiero pochi minuti fa, abbiamo deciso di eseguire dei prelievi di sangue nelle vene renali
che ci hanno permesso di capire da dove venisse tutta questa renina che era prodotta in maniera esagerata. E in questo modo abbiamo potuto poi localizzare, andando a rivedere le immagini TAC della rene, dove fosse questo tumore che era circa 8 mm di diametro e praticamente invisibile alla TAC se non guidata da questa indagine, diciamo, ultra sofisticata. Battistel, stiamo vedendo delle immagini che mi hai mandato. Sì, ecco, in questa immagine questa ragazza è stata sottoposta, una volta posto il sospetto di reninoma, quindi di tumore secernente questo ormone, si è deciso di sottoporre la paziente ad una risonanza magnetica che non ha dato risultato, quindi successivamente è stato deciso di fare un TAC. A queste due, con queste immagini non se ne veniva a capo, nel senso che non si vedeva nulla in apparenza. Quindi è stato deciso di progredire con la diagnostica un po' più invasiva e abbiamo deciso di fare questo sampling venoso, quindi attraverso la puntura della vena femorale con dei cateteri, siamo saliti ed arrivati alle vene renali di entrambi i reni e abbiamo fatto dei prelievi selettivi di sangue venoso dal quale poi si è studiata la concentrazione di renina. Questo ha permesso non solo di stabilire il lato, quindi il rene responsabile della secrezione, ma anche la zona del rene interessata. In questo caso era il rene destro e abbiamo notato un aumento della renina al terzo medio del rene, quindi al centro del rene. Con questa informazione siamo andati a revisionare le immagini, in particolare della TAC, e si è vista prima, visto che avete... Adesso il nostro regista le ripropone, esatto. Senz'altro, quelle qua. Ecco, quella precedente probabilmente. Ecco qua, a livello del rene destro, che è a sinistra dello schermo in realtà, si vede una palla, una piccola palla di 8 mm più scura. Ed era quello alla fine il problema. Abbiamo individuato, revisionando l'immagine, abbiamo individuato il tumore che era passato inosservato ad una indagine preliminare. E a questo punto, una volta individuato, si è passati all'azione, si è deciso di utilizzare appunto la crioblazione come metodo terapeutico. Magari adesso i nostri pazienti avranno paura, come non si è visto nulla con le metodiche tradizionali, può accadere comunque che certe TAC, certe risonanze magnetiche non possono vedere queste cose? Questo può succedere, in realtà alla diagnosi si arriva sempre attraverso una collaborazione. Certo. Il sospetto normalmente viene posto dal clinico, in questo caso il professor Rossi, e il radiologo poi, utilizzando i propri mezzi, cerca di trovare il problema sulla scorta delle informazioni cliniche che gli ha fornito il collaboratore. Tutto questo è successo un anno fa, professore? Sì, più o meno. Sì. E poi è stato pubblicato anche il tutto, perché c'è stata un'equipe, insomma, in questa cosa. Vi siete uniti tra l'istituto radiologico e voi della clinica dell'ipertensione, cioè c'è stata una rete, diciamo, per fare il tutto. Beh, come sempre succede in medicina e anche in ricerca, il risultato è sempre il frutto di un lavoro d'equipe che necessita la collaborazione e un'interazione continua tra tutti gli attori di questa equipe. E sì, è vero, abbiamo aspettato un anno. Per quale motivo? Beh, per un motivo molto semplice, cioè
Nel momento in cui si percorrono delle strade inesplorate, naturalmente si vuole avere la certezza di che cosa si è fatto e di che risultato si è ottenuto. Noi sapevamo che questa ragazza una settimana dopo l'intervento aveva i valori che di renina nel sangue che erano passati da 300 a 2, quindi con un risultato incredibile, e i valori della pressione che si erano normalizzati. Ma naturalmente volevamo essere certi che il risultato fosse un risultato duraturo, un risultato a lungo termine, e che non ci fossero recidive. Questo tipo di tumori, fortunatamente, nella stragrande maggioranza dei casi sono tumori benigni, quindi, e questo è uno dei motivi anche per i quali si è deciso di percorrere questa strada della crioablazione, ma una piccola quota possono anche essere recidivanti o maligni, una piccolissima quota. Quindi abbiamo voluto avere l'assoluta certezza che quello che avevamo fatto aveva prodotto il risultato voluto. E quando abbiamo avuto questa certezza, forse vale la pena di raccontare anche questo. L'articolo è stato inviato per la pubblicazione all'inizio di dicembre, è arrivato a questa importante rivista nordamericana, e la mattina dopo abbiamo ricevuto la lettera in cui l'editore capo accettava il lavoro per la pubblicazione, congratulandosi, cosa che è abbastanza rara, perché generalmente i lavori anche di grande qualità sono soggetti al vaglio di una serie di revisori che richiedono una serie di modifiche agli autori, quindi è un processo interattivo tra l'autore e gli editori che richiede mesi. In questo caso è avvenuto tutto rapidissimamente, e poi l'articolo è stato pubblicato con i tempi editoriali in uno dei primi numeri disponibili della rivista. Abbiamo voluto renderlo noto solo quando avevamo la certezza che sarebbe uscito sulla rivista, perché naturalmente c'è un embargo, cioè la necessità di non diffondere la notizia alla comunità scientifica fino a che l'articolo non è pubblicato, certamente. Sentiamo se abbiamo una telefonata. Buonasera, chi è con noi? Sì, buonasera, sono Claudio da Oderzo. Oderzo, Treviso. Prego, prego. Da Oderzo, in provincia di Treviso. Sì. Certo, prego. Intanto i complimenti ai professionisti, soprattutto anche ai due professionisti più giovani. Insomma, fa sempre piacere vedere facce nuove, giovani, molto attivi, insomma, della famiglia. Anch'io faccio il tifo, sono anch'io per i giovani. Una curiosità, al di là della tecnica che ha permesso di fare questo intervento, diciamo, aneddotico, da quello che mi è sembrato di capire, tra l'altro anche subito pubblicato, volevo sapere se questa tecnica poteva essere applicata anche a situazioni più comuni nella vita di tutti i giorni, tipo delle patologie oncologiche, soprattutto a livello renale, e se sì, come si pone come confronto rispetto a tecnologie comunque avanzate come la chirurgia robotica renale, che so qui è preciso insomma essere applicata con successo. È questa una valida alternativa a quella della crioablazione di nuove cellule renali? Vi ringrazio. Perfetto, è stato chiarissimo. Vediamo chi vuole rispondere. Mi risponde il barbiero? Mi risponde il dottor Bambino. Prego, barbiero. Allora, intanto ringrazio il telespettatore. È giovane anche lui. È molto preparato, vedi che ho i telespettatori che sono preparati, dicevo prima. È abbastanza tecnica, però puntuale. E proviamo a rispondere così, dicendo che la crioablazione, come diceva all'inizio di questa trasmissione il professor Rossi, non è in realtà appunto una tecnica nuova. La novità nel nostro caso è l'averla applicata per la prima volta ad un tumore molto raro, in cui effettivamente prima nessuno l'aveva mai fatto. Questa tecnica però si è consolidata ormai da alcuni anni, circa una decina, già in diversi campi di patologia che vanno dal rene alla prostata, al polmone, alle ossa,
dove ha mostrato in alcuni distretti di essere sicuramente una tecnica molto valida, mini invasiva, dove può dare davvero dei buoni risultati anche a medio e lungo termine. Tutto sta nella accurata selezione dei pazienti. E sicuramente in campo oncologico, quindi parliamo di tumori, la crioblazione ha avuto soprattutto una larga diffusione per quel che riguarda il trattamento di forme renali, appunto, specialmente i pazienti che non erano candidabili alla chirurgia tradizionale per l'elevato rischio chirurgico, oppure che erano per esempio monorene, e quindi in cui rischiare di fare un intervento chirurgico in un paziente portatore di un singolo rene comportava il rischio non trascurabile che nel caso ci fosse qualche complicanza tipo l'emorragia postoperatoria si fosse costretti poi a sacrificare l'intero rene e quindi a costringere il paziente a diventare, diciamo, un dializzato per tutto il resto della vita. Perché lei era anche giovane, la ragazza, ventenne, insomma. Sì. Sicuramente nel campo renale, quindi questa tecnica ha già dato buoni risultati scientifici anche. Poi che sia davvero confrontabile con la chirurgia robotica, io credo che dipenda da vari parametri che sicuramente lo specialista del settore, ossia l'urologo, sa valutare meglio di noi tecnici che poi andiamo ad eseguire la procedura di crioblazione in questo caso. Perché senza di voi tecnici non si può fare. Ecco. Diciamo siamo una parte della catena. Siamo una parte della catena. Importante. Certo, che va sottolineato ovviamente, perché io faccio un plauso anche all'azienda ospedaliera, perché abbiamo veramente, io dico sempre, però abbiamo delle eccellenze, veramente siamo fortunati qui a Padova, e è un'eccellenza. Io ogni tanto così mi commuovo anche di fronte a certi professionisti che arrivano qui, magari il giorno prima erano a New York, poi vengono da noi in studio. Perché? Perché ci tengono veramente a dare le informazioni a 360 gradi a voi che siete poi i pazienti. Sono passati, dicevo prima al professore, quasi 200 medici da 4 anni, noi facciamo questa trasmissione, e pensate anche di professori medici che sono venuti, magari il giorno prima hanno operato, vedi professor Cillo che la notte di Natale mi opera e poi la settimana dopo è qui per raccontarvi l'evento, tanti altri veramente ci mettono, si chiama il cuore, è la grande passione, è la cosa che li fa diventare proprio un'eccellenza. Dobbiamo aggiungere qualcosa, dottor Battistella? Sai che abbiamo un'ora di tempo, poi abbiamo il professore che, vedi, è lui al centro dell'attenzione, perché dobbiamo parlare ancora di tante cose. No, brevemente sempre per rispondere al telespettatore, che è stato molto puntuale, sembrava quasi un urologo. Anche a me è sorto, non è che è dell'ospedale di Treviso. È molto molto tecnico. Vabbè. Nel caso specifico la lesione è molto complessa da identificare. Se si fosse adottato un approccio chirurgico non solo sarebbe stato inefficace, ma probabilmente sarebbe stato anche dannoso. Quindi secondo me era necessario utilizzare delle tecniche di radiologia interventistica. Che non è chirurgia, non è chirurgia mini, diciamo che la chirurgia mini invasiva o tantomeno la chirurgia endovascolare non esistono, o meglio esistono ma si chiamano radiologia interventistica, e in questo caso l'aiuto delle immagini e il poter seguire l'ago che entrava nel rene è stato fondamentale, perché alla palpazione, diciamo, anche palpando un rene in sede chirurgica, quella lesione non si sarebbe potuta identificare. Sei stato chiaro. Tra l'altro volevo comunicare ai nostri telespettatori, se voi andate nel sito dell'azienda ospedaliera c'è anche Informa Sanità, dove vi è parlato dettagliatamente di questo argomento, quindi non fate altro che cliccare, e c'è questa bellissima rivista che è diretta dalla Piero Bon, che è, diciamo, la comunicazione dell'azienda ospedaliera, quindi potete trovare tante informazioni e tante news veramente nel settore medicina, che a me piace in modo particolare. Professore, lei mi ha mandato anche oggi pomeriggio, perché lavora sempre, delle slide che io vorrei commentare con lei. Mi ha mandato altro materiale, perché io chiedo sempre ai nostri ospiti di mandarci del materiale. Ecco, di queste slide che lei mi ha mandato, che adesso magari Davide ci manda, che cosa possiamo dire? Ecco, vorrei che spiegasse lei, perché è il suo campo. Ecco, io ci tenevo a dire questo, che come accennavo all'inizio, noi
nei pazienti ipertesi che ci arrivano, che sono certamente i più gravi e certamente una casistica selezionata a monte, riusciamo a scoprire una causa dell'ipertensione all'incirca in un caso su quattro. Negli anni 80, nella clinica medica del professor Cesare Dalpalù all'epoca, che era la Mecca per tutti gli ipertesi italiani, scoprivamo un caso nell'1% dei pazienti. È stato un progresso formidabile, incredibile, inimmaginabile, e il nostro sogno per il futuro è di riuscire a dire che l'ipertensione essenziale, cioè quella in cui non troviamo una causa, non esiste. Non esiste perché abbiamo sviluppato dei protocolli, degli strumenti per fare la diagnosi nella stragrande maggioranza dei casi. Il termine ipertensione essenziale in realtà è un termine che era stato coniato dai medici tedeschi nel secolo scorso, agli inizi del secolo scorso, e serviva a sottolineare il concetto che questa ipertensione, quindi la pressione, era essenziale per assicurare il flusso, cioè la perfusione nel cervello, nel cuore e nel rene, cioè negli organi vitali. E quindi il corollario di questo era che se la pressione era alta non bisognava abbassarla, bisognava lasciarla stare. Un famosissimo cardiologo americano, nordamericano, che ha allevato generazioni di cardiologi americani, il professor Paul Dudley White, che era il capo della cardiologia all'Università di Harvard ed è stato uno dei fondatori dell'Associazione Americana per il Cuore, usava a insegnare che la pressione non doveva essere toccata, quindi chi ce l'aveva alta era tutto sommato più sano di chi ce l'aveva bassa, viveva più a lungo perché aveva più flusso nel cervello, nel cuore e nel rene. E sa come è stato scoperto che in realtà era esattamente il contrario? Non grazie ai medici, è stato scoperto grazie alle, la prima volta perlomeno, grazie alle scoperte delle compagnie assicurative americane, che insieme a tutti i dati sul sesso, l'età, le abitudini di vita e via dicendo, raccoglievano anche le informazioni sulla pressione dei loro assicurati. E così facendo si erano resi conto che non conveniva alle assicurazioni assicurare chi aveva la pressione alta, perché morivano di più, avevano più malattie. Ecco. E da lì si è cominciato a capire che in realtà era un fattore che, quando supera determinati limiti, diventa letale. E sulla base di queste evidenze sono cominciati gli studi clinici randomizzati in Australia, negli Stati Uniti, che sono serviti a dimostrare in modo inconfutabile che, utilizzando dei farmaci per abbassare la pressione rispetto alla somministrazione di un placebo, era possibile ridurre gli eventi. Adesso uno studio di un farmaco antiipertensivo contro un placebo non è più accettabile dal punto di vista etico, perché sappiamo con assoluta certezza che ridurre la pressione in chi ce l'ha alta è meglio che dare un placebo. E quindi sappiamo che, e abbiamo tantissimi farmaci per abbassare efficacemente la pressione. Ma il mio sogno personale è quello di riuscire a guarire la gente, non di costringerli, se è possibile, a dover assumere una terapia farmacologica per tutta la vita.
Il dottor Barbiero e il dottor Battistel sono due maestri in una tecnica diagnostica che è simile a quella impiegata in questo caso, ma ancora più sofisticata, che è il cateterismo delle vene surrenaliche. Le vene surrenaliche sono vene piccolissime, sono più o meno simili a quelle del dorso della mano, e loro riescono a inserire questo tubicino dentro le vene surrenaliche, a prelevare il sangue, e in una delle forme più frequenti di ipertensione e più spesso sottodiagnosticata, che è l'aldosteronismo primario, questo ci permette di capire qual è la ghiandola surrenalica che è colpevole dell'ipertensione. E allora in quei casi noi interveniamo con un intervento chirurgico in laparoscopia con i chirurghi endocrini, il professor Iacobone in particolare, e questo ci permette di guarire all'incirca la metà dei pazienti per 30 anni, 40 anni, per tutto il resto della loro vita. Professore, abbiamo una telefonata, sentiamo chi è con noi stasera, buonasera. Pronto? Buonasera, buonasera, sono Alberto da Padova. Salve Alberto, la lascio ai nostri medici, prego. Grazie, volevo congratularmi innanzitutto con il professor Rossi e i dottori Barbiero Battistel per quanto effettuato. Io da profano mi immaginavo che il radiologo fosse quello che osservava le lastre, e veramente questa sera mi si è aperto un mondo. Ho appreso che di fatto il radiologo è un radiologo interventista, quindi che fa delle procedure mini-invasive di una qualità e una tecnologia assolutamente eccezionale. E volevo chiedere, ecco, ai due radiologi quali fossero le potenzialità di queste tecniche, e mi immagino che sia ora che in futuro possano portare a risultati inimmaginabili. Ringrazio ancora. Prego, prego. A voi la parola. Allora sì, diciamo che la radiologia negli anni è cambiata molto, si è un po' affrancata dall'essere una disciplina prettamente diagnostica, e con il progredire soprattutto delle tecnologie ha acquisito dei connotati sempre più terapeutici, tali per cui idealmente il paziente, il malato, entra in radiologia con un problema, gli viene diagnosticato, si capisce qual è il suo problema ed esce esce curato, grazie appunto soprattutto alla radiologia interventistica, che ha mille sfaccettature e mille possibilità terapeutiche. Di sicuro non sostituisce la chirurgia, ma spesso è un compendio, è un aiuto, altrettanto spesso è una validissima alternativa. E a Padova viene fatta da decenni, e ci auguriamo che si possa continuare su questa linea. Volete aggiungere qualcosa? Ma se posso aggiungere quello che abbiamo fatto in questa paziente nello specifico, che facciamo tutti i giorni come radiologi interventisti, lo dobbiamo sicuramente grazie al nostro direttore, il professor Miotto. Lo voglio citare perché sennò poi non viene poi più da me. Che è stato sicuramente in primis il nostro maestro e che ci ha lasciato praticamente campo aperto per poter esercitare appunto quotidianamente queste metodiche. E che in futuro si spera, come diceva il telespettatore, applicare sempre più a nuovi campi, a nuove indicazioni, come quella che abbiamo fatto appunto nel caso del reninoma, per cercare di risolvere in modo sempre meno invasivo rispetto al passato quelle patologie che prima magari richiedevano un intervento molto drastico e molto anche
pesante per il paziente, con conseguenze a volte importanti che possono esse stesse mettere a repentaglio la vita del paziente stesso. Certo. Mi è arrivata anche un'altra domanda. Allora, buonasera, sono Onorino da Pernumia. Complimenti ai nostri chirurghi nostrani. Nostrani addirittura. Volevo sapere se nostrani è una cosa un po', non lo dicono mai, però io leggo quello che scrivono. Volevo sapere se si possono ablare tutte le lesioni, anche quelle del peritoneo. Non so che cosa voglia intendere ablare. Ha parlato di ablaggio. Cablare forse? No, ablare. Giusto. Si può dire? Sì, si può dire. A voi. Beh, sì, no, penso che... Parlava di lesioni. Esatto, sì. Ci ha chiamati chirurghi, ma in realtà sì. Appunto noi non... ribadisco il concetto che non siamo chirurghi. Ma hanno sentito di queste cose, allora hanno esatto. Immaginato. Sicuramente va valutato il caso specifico. Certo. E questa tecnica offre una ridottissima invasività, e quindi se questo nodulo, il peritonello, avesse le caratteristiche per essere trattato in questo modo, sicuramente ci sarebbe la possibilità di farlo. Ovviamente andrebbe studiato bene e capito se rientra se ha i prerequisiti per essere trattato. Sì, no, forse interpretando la domanda del telespettatore, le lesioni del peritoneo sono le lesioni neoplastiche, sono o mesoteliomi, tumori in relazione all'esposizione all'amianto, e generalmente sono multipli, disseminati sul peritoneo, e quindi male si prestano a questo tipo di approccio terapeutico. Oppure sono lesioni metastatiche di tumori che derivano dallo stomaco o dal colon o dall'ovaio e che si diffondono al peritoneo dando una micronodulia di tutto il peritoneo, e anche in questo caso non sono aggredibili con questo tipo di, purtroppo con questo tipo di approccio, almeno per il momento. Quindi il peritoneo lo lasciamo ancora ai chirurghi e agli oncologi. Alla prossima occasione, quando avrò qualcuno dell'oncologia. Allora, questa ragazza adesso sta bene, la sua pressione è guarita dalla pressione, è guarita. Vive una vita a 360 gradi, studia, quindi insomma, è guarita perfettamente. È ritornata a una vita sana e normale, senza dover assumere farmaci. Tra parentesi, questa crioablazione che avete visto nelle immagini che il dottor Battistella ha portato con i due aghi, le facciamo rivedere con l'ago dentro il tumore che forma questa palla di ghiaccio. Vediamo. No, è una delle prossime. Questo è il cateterismo delle vene renali, vene renali, che mostra i due cateteri. Ecco, è stata dimessa il giorno dopo. Una cosa velocissima. È stata dimessa il giorno dopo, è rimasta in ospedale, è entrata la mattina della procedura, è andata a casa il giorno dopo. Un intervento chirurgico, sia pure in laparoscopia, richiede 3-4 giorni di degenza. Un intervento chirurgico tradizionale richiede una settimana, 10 giorni di degenza, con la pancia aperta, l'intestino che si ferma, la necessità della nutrizione per via endovenosa e così via. Quindi è un progresso anche dal punto di vista così dell'impegno delle risorse dell'ospedale, della salute, degli infermieri, delle terapie, straordinario, con ovviamente una riduzione dei costi che era inimmaginabile alcuni anni fa. L'obiettivo è quello, proprio la riduzione di tutti i costi del sistema sanitario, degli ospedali, perché sì, in realtà, come lei sa, gli ospedali ormai si stanno trasformando in ospedali per acuti, dove noi interveniamo, la diagnostica viene fatta tutta preventivamente e interveniamo soltanto sulle fasi di acuzia o per tipi di procedure che sono
noi le chiamiamo elettive, perché vengono programmate preparando il paziente, cercando di metterlo nelle condizioni migliori possibile per essere sottoposto a quello a cui deve essere sottoposto, quindi minimizzando enormemente i rischi. Ecco, professore, lei prima diceva: il mio sogno è quello di guarire dall'ipertensione e dalla pressione. E prevenire l'ipertensione, cosa si può fare per i nostri ragazzi, per coloro che sono magari anche in giovane età? Prevenire questa pressione alta o bassa, che stile di vita bisogna fare? Ci può dare alcuni suggerimenti? Perché il sogno di guarire, io guardi, glielo auguro con il cuore, è un evento, guarire tutti sarebbe un evento eccezionale, ma intanto prevenire, cioè cercare di prevenire di stare bene con una pressione ottimale, se fosse possibile, che cosa si può fare? Beh, sa cosa diceva Paul Dudley White, che ho citato prima? Diceva, negli anni 50 del secolo scorso, quindi 1955-1960, il mio papà ha studiato su quel trattato di cardiologia, così come generazioni di altri medici. Diceva, se un vostro paziente ha un evento cardiovascolare o cerebrovascolare prima degli 80 anni, voi come medici avete fallito, è un fallimento della medicina. E intendeva con questo che bisogna mettere in atto tutte quelle misure che servono a prevenire lo sviluppo delle malattie cardiovascolari. Per alcune ovviamente non è possibile, le malattie genetiche non le possiamo prevenire, ma le malattie croniche come l'ipertensione, l'aterosclerosi, il diabete, su quelle possiamo intervenire con la prevenzione in modo straordinariamente efficace ormai. E questo viene fatto in primo luogo attraverso l'educazione dei giovani. L'educazione dei giovani, come diceva lei. Noi il 17 di maggio di ogni anno teniamo in tutto il mondo la giornata mondiale dell'ipertensione, per la lotta contro l'ipertensione. E ogni anno in Italia, nelle piazze italiane, per tanti anni abbiamo seguito la strategia di istituire il gazebo nelle piazze con la Croce Rossa, con alcuni medici per misurare la pressione alla gente, fornire gli opuscoli, dare alcune informazioni. E questa è sicuramente un'iniziativa lodevole, ma un'iniziativa con un impatto assai modesto. Per quale motivo? Perché davanti a Palazzo Moroni arrivano le signore che vanno a fare la spesa, vedono questa cosa, si fermano, si fanno misurare la pressione, vanno via e tanti saluti. In realtà, dallo scorso anno ho pensato che il metodo migliore fosse quello di invitare nella aula magna della scuola di medicina, cioè l'aula Morgagni del Policlinico, gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori di Padova per parlare per due ore di che cos'è l'ipertensione, che cosa bisogna fare, perché in questo modo speriamo che qualcosa nelle loro teste rimanga anche per il futuro e forse riusciamo a prevenire o far venire ai centri dell'ipertensione qualcuno di quelli che indubitabilmente diventeranno ipertesi nel tempo, perché dobbiamo tenere conto che all'incirca il 40% della popolazione adulta ha la pressione alta. Quindi se ho 100 ragazzi in aula, 40 di loro dai 30 anni in su diventeranno ipertesi. E questo è una cosa di grandissima importanza. Quindi l'educazione in primo luogo. Anche perché andando a vedere le statistiche sullo stato di controllo dell'ipertensione nel mondo, quindi non solo in Italia ma in tutto il mondo, quello che vediamo è che degli ipertesi la metà circa non sa di avere la pressione alta perché non la misura. E di quelli che sanno di avere la pressione alta, quelli che hanno la pressione alta
tenuta sotto controllo dai farmaci in modo adeguato sono all'incirca il 20-25%, quindi una quota minima. E il risultato di questo è che noi ogni anno, e queste sono statistiche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, abbiamo 7,9 milioni di morti di ipertensione. 7,9 milioni di morti. L'ipertensione è responsabile del 54% degli ictus e del 49% degli infarti, degli attacchi cardiaci, delle sindromi coronariche acute. Quindi è una tragedia che deriva principalmente dalla mancanza di informazione e di conseguenza dalla mancanza dal fallimento di seguire degli stili di vita salutari. Stili di vita salutari sono molto semplici, sono mantenere il peso ideale, fare regolarmente attività fisica e soprattutto ridurre l'introito di sale. È stato chiarissimo. Abbiamo finito l'ora, professore. Io la rivoglio, però facciamo la puntata proprio sulla pressione sanguigna, le facciamo una puntata magari il prossimo mese, proprio nello specifico per i nostri telespettatori. Devo mandare un saluto a lei invece, dottor Battistel, perché buonasera, sono Louison Leblanc, sono italo-francese, ringrazio il dottor Battistel per il lavoro svolto e per avermi salvato la vita a Gardaland quando ero un giovane medico neolaureato, grazie e buonasera. E ti saluto anch'io, Louison Leblanc. Sì, fa piacere. Gli ha salvato la vita. Sì, adesso è un po' esagerato. Va bene. Sì, un ragazzo. Ah, un ragazzo, bene, sì, perfetto, lo salutiamo anche noi. Ha perso coscienza. Leblanc, mi fa piacere perché a me piace molto la Francia. Allora, io sono arrivata alla conclusione, avete sentito una bellissima puntata, non avevo dubbi. Allora, vi do l'appuntamento a mercoledì prossimo, stessa ora, stessa frequenza. Domani sera c'è La Politica con il Tarlo, venerdì c'è Casa Caffè, il salotto televisivo di Claudio Casoratti, poi la domenica c'è Il Calcio Dilettante, mentre lunedì si parla del Padova e del Vicenza con Cicco Me Calcio. Allora, io ringrazio e sono entusiasta della loro partecipazione il professor Giampaolo Rossi della Clinica dell'Ipertensione, azienda ospedaliera di Padova, e anche professore ordinario di medicina interna. Buonasera. Buonasera. E poi dottor Michele Battistel dell'azienda ospedaliera dell'Istituto Radiologia. Grazie ancora. E poi dottor Giulio Barbiero dell'Istituto Radiologia, azienda ospedaliera di Padova. Grazie. E siete veramente bravi, complimenti, e ancora io vi aspetto perché sicuramente farete altre cose interessanti, perché vi vedo che siete sul pezzo, veramente bravi, veramente tosti. Un cordiale saluto a tutti voi, ci vediamo mercoledì prossimo, stessa ora, stessa frequenza, perché mercoledì parleremo della salute dei nostri amici animali a quattro zampe. Buona serata a voi. When I gave the word, now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. Benvenuti in Acustica Italiana, sono la dottoressa Puzzo Maria Denise, sono la responsabile dei centri acustici siti a Padova, Vicenza e Trieste. Ho il piacere di invitare tutti gli ascoltatori a venire a fare un controllo gratuito dell'udito, perché noi lavoriamo non solo per la riabilitazione uditiva ma anche per la prevenzione dell'udito. Presso i nostri centri acustici ci sono tutti i tecnici altamente specializzati che possono dare una consulenza completa per risolvere il vostro problema. Voglio presentarvi tutto il nostro staff, quindi la Lucrezia, Walter, Stefano, Sara e la Nicoletta.
comunque io mi occupo delle relazioni esterne, quindi di organizzare degli screening presso gli ambulatori medici, presso i medici di famiglia, presso le farmacie. Anzi, colgo l'occasione per invitarvi ad approfittare di questi screening perché sono importantissimi per la prevenzione, come in tutti i settori medici. Quindi sono un po' il tramite tra l'interno e l'esterno dell'azienda, praticamente. Inoltre vi ricordiamo che l'Acustica Italiana, per le persone che non possono deambulare, manderà un tecnico altamente professionale presso il vostro domicilio per fare un controllo gratuito dell'udito completo. Acustica Italiana! I professionisti dell'udito! Benvenuti al negozio Orbe Calzature Comfort ad Albignasego, a due passi da Padova. Il negozio specializzato nella calzatura comfort di qualità. Tutte le nostre calzature hanno i plantari estraibili, ergonomici, naturali, sostituibili eventualmente con plantari personalizzati, fatti apposta per prevenire eventualmente tentare di risolvere tutte le problematiche che potete avere sul piede, sulla postura e sulla camminata. I nostri plantari sono di diverso tipo, sono indeformabili, hanno la forma anatomica e il sostegno dell'arco plantare, possono essere ultramorbidi, possono essere super confortevoli, ce ne sono di diversi tipi. Come potete vedere, qui abbiamo delle calzature che sono o sandali o scarpe e hanno tutte la possibilità di avere appunto il plantare estraibile. Eccolo qua, si può togliere ed eventualmente può essere sostituito da un plantare personalizzato. Non solo sandali, ma abbiamo anche le scarpe con o senza velcri, di tutte le tipologie, anche queste hanno il plantare estraibile. Eccolo qua. Quindi, se volete risolvere qualche problema che avete o di dolori o di alluce valgo o di calli o di dolori metatarsali o dolori posturali, noi possiamo darvi una mano. I nostri marchi sono Fincomfort, Mephisto, Benvado, Birkenstock, Haflinger o Rander. Sono tutti marchi specializzati nel comfort e nel garantire una prevenzione ai principali problemi della camminata, ai principali problemi della postura derivanti da appoggio scorretto del piede a terra. Possiamo scegliere delle calzature con voi per poter avere un beneficio sulla camminata. Orme Calzature Comfort propone anche la prova a domicilio per chi non può spostarsi e venire qua da noi. Ci informiamo con familiari o con la persona stessa sulla taglia, sulle caratteristiche, il gusto della persona e le problematiche che ha e arriviamo a casa vostra con una prova entro la provincia di Padova, gratuita, senza obbligo di acquisto. In questo modo potete anche acquistare una calzatura senza venire qui in negozio. Orme Calzature Comfort, cambia il tuo modo di camminare. Vi aspettiamo!